Ed è lunedì 15 marzo, buongiorno e ben ritrovati. Come vedete ritorniamo nella nostra consueta collocazione a partire dalle 11, due ore e mezzo in vostra compagnia per cercare di allietarvi, di tenervi compagnia, di aggiornarvi, di darvi delle informazioni fino ad arrivare alle 13.30 quando daremo la linea al nostro telegiornale. Non sono solo perché da casa abbiamo anche la nostra Nicoletta, buongiorno Nicoletta. Con i nostri potenti mezzi, eccomi collegata con voi, buongiorno, ben ritrovati ad Aspettando Mezzogiorno in diretta dalla mia cucina, isolata ancora fino almeno insomma alla fine di questa settimana, ma poi tornerò assolutamente. Buongiorno Piero, come stai? Come è andato il weekend? Ora, il weekend è andato bene, ieri ho cucinato l'impossibile, ieri avevo, è presente quelle due ore mattutine che sono le 11, sì. Non è ancora, allora dici aspetta che inizio a cucinare e mi porto organizzare alcuni contorni per la settimana. Quindi ho fatto, e cosa hai preparato? Allora ho fatto le cipolline alla ploy, sai che mi piacciono particolarmente, ho fatto grazie i piselli, esatto, ho fatto i piselli, ho fatto le zucchine trifolate, ho fatto i peperoni e il fritti con la cipolla, quindi diciamo che la settimana dal punto di vista di contorni serale è organizzata. Tu invece? Io sono stata in casa, ho fatto un po' di giardinaggio sabato, sto mettendo un po' in ordine appena riesco il giardino, così almeno sarà pronto per l'inizio della primavera. Ho cucinato, abbiamo festeggiato il compleanno di mio marito, abbiamo fatto un sacco di giochi in casa, i puzzle, i colori. Ma la torta com'è venuta? Cioè, hai fatto una foto per capire com'è venuta questa torta che dovevi preparare in casa? Dopo me la mando. va bene. Non allora, è proprio bellissima, ecco, da vedere. Però era buona? L'importante, era buona? Non ce ne frega niente di essere bellissima. Esperimento ci può stare, dai. Va bene. Allora, il menù di queste due ore e mezza, come di consueto, in Aspettando Mezzogiorno, le nostre consuete rubriche, a partire tra pochissimo l'oroscopo, il call astrology, consigli della suocera, i gossip, il perché, il nostro gioco con Lorenzo che si collegherà dalla sua cameretta e Nicoletti invece dalla sua cucina, giocheremo al gioco dei mimi. Io non li vedo però. Adesso risolviamo tutto e ci riuscirai a vederci anche tu. E poi dopo ancora naturalmente il nostro spazio dedicato all'informazione con il nostro angolo del caffè e con la rassegna stampa, e chiuderemo con il nostro itinerario di viaggio, la versione short breve dei gioielli sotto casa. E dove vi porterò quest'oggi? Oggi vi porto a vedere il Museo di Scienze Naturali, se non ricordo male, di Voghera, quindi luogo molto interessante. Naturalmente c'è anche lei, c'è qui anche l'Ana che ci terrà compagnia e sarà protagonista anche lei di questa nostra mattinata. Per quanto riguarda ore 12, Nicoletta, oggi avremo un collegamento, inizio di trasmissione molto interessante con la dottoressa Antonella Laiolo direttamente dal nuovo hub della fiera per fare un po' il punto di com'è andata questa prima settimana. Sono buonissimi i risultati, i numeri. Molto bene. Esatto. Però vogliamo chiedere anche delle informazioni su AstraZeneca, perché abbiamo saputo che ieri c'è stato un altro problema proprio qui vicino in Piemonte. Subito il Piemonte aveva sospeso tutta AstraZeneca, poi invece aveva bloccato solamente quella partita, quindi vogliamo chiedere appunto delle informazioni, perché ci sono delle persone lei, però... che iniziano veramente a preoccuparsi. Sì, però secondo me è il classico allarmismo italiano, nel senso basta un articolo con un titolo scritto male da queste brutte bestie dei giornalisti che scatena il panico delle persone. Quindi so che ci sono state tantissime disdette per quanto riguarda le persone che dovevano essere vaccinate con AstraZeneca, non a Cremona, ma in Italia ci sono state tantissime disdette, e secondo me vedrai che la dottoressa Laiolo ci rassicurerà su questa cosa e dirà che non c'entra nulla ovviamente con... Abbiamo un sacco di domande comunque pronte per la dottoressa Laiolo. Poi essendo lunedì avremo naturalmente la professoressa invece Maria Cristina Bertonazzi che ci parlerà di natura, Giovanni Palisto che ci parlerà di nuove tecnologie, il nostro momento cibernetico, e oggi presenteremo anche un libro di una collega di Verona, edito da Giunti, Anna Martellato, e Il nido delle cicale. Mi ispira molto questo libro. Lo sto leggendo proprio adesso, guarda. E com'è? Come ti ispira? Com'è il libro? Molto ti piace? Molto carino, molto scorrevole, molto, molto interessante, mi piace. Tutto questo al menù di queste due ore e mezza in nostra compagnia, poi naturalmente a 13.30 invece la linea al nostro telegiornale, l'oroscopo, e noi ci vediamo tra pochissimo con il nostro Color Astrology.
Ariete, sei stato vittima di qualche colpo basso, come se una persona avesse cercato di bloccarti. Devi recuperare le forze. Toro, quando sei solo, lamenti il fatto che non ci sono grandi novità, ma adesso non devi assolutamente attendere oltre. Gemelli, per le coppie che stanno insieme da tempo, questo è un periodo prolifico, valido anche per coloro che vogliono pensare ad una convivenza o a un matrimonio. Cancro, la creatività è decisamente un punto di forza nella tua vita, perché unita alla tua innata razionalità permette di realizzare cose importanti. Leone, riceverai un compenso inatteso o un aiuto che ti consentirà di superare un momento di crisi. Vergine, è importante che tu in questi giorni riesca a dare il giusto spazio alle sensazioni che provi, senza bloccarle solo per paura di viverle. Bilancia, le coppie che si sono separate possono contare su maggiori possibilità di intesa. Qualcuno infatti ritroverà l'amore perduto o cercherà un accordo. Scorpione, non cercare amori impossibili solo per mettere alla prova la tua pazienza o quella della persona che incontri. Sagittario, chi vive due storie contemporaneamente dopo una fase di crisi farà finalmente una scelta. Non si può mentire a se stessi. Capricorno, non è il momento giusto per buttare all'aria tutto. Evita di avere atteggiamenti troppo polemici o scontrosi. Acquario, è tornata la voglia di mettere in discussione tutto. Potrebbe capitare che dopo un periodo di iniziale interesse, una persona conosciuta da poco ora diventi per te quasi un peso. Pesci, in coppia gioca pure, ma con intelligenza. Evita scontri diretti che potrebbero provocare più danni che vantaggi. Nicoletta, metto in discussione tutto, questo è quello che dice il mio oroscopo, quindi attenzione, attenzione. Cambiamenti? Attenzione, metti tutto in discussione, abbracciare, è il momento giusto. Guarda, compaio come un falco dietro di te, ti faccio compagnia così oggi. Perfetto. Va bene? Ma tu lo sai oggi se perché è nato in questa giornata, il colore di appartenenza è il blu cashmere. Sì, bello, mi piace, molto molto sciccoso. Molto, è un po' un cazzo. Se siete da nati oggi, siete dolci, siete sensuali, siete brillanti. Molti vi trovano magnetici e affidabili, siete garbati e la gente ama frequentarvi perché la vostra serenità è veramente molto rassicurante. I benefici di questo colore, il vostro colore personale vi aiuta ad allontanare gli eccessi e con il blu cashmere vi potrete permettere di riaccendere il vostro spirito e ricordarvi di prendervi del tempo per voi stessi. Affinità elettiva con i nati il 16 febbraio, il 12 di aprile e il 6 di settembre. E se volete colorare la vostra casa del colore blu cashmere, andate dal vostro colorificio di fiducia e chiedete il Pantone 14-4115 TPX. O vado via, ma sempre lo stesso. Sempre lo stesso. E pensa che ci siamo fermati anche per 20 giorni. Pensa. Consigli della suocera. Vai con i consigli. Vediamo questi primi consigli che facciamo a distanza. Di cosa ci parli, Tosatto? Allora, devi sapere che ieri è arrivato come un fulmine a ciel sereno per non farsi mancare nulla. Trac! Il colpo della strega. Dovete sapere che tra i messaggi che ci mandiamo io e Nicoletta tutti i giorni per un attimo aggiornarci, dirci un po' tutto l'evoluzione delle cose, ieri era come va tutto bene e lei ci mancava solo il colpo della strega. Sai quei movimenti così all'improvviso che ti bloccano proprio come se fossi un pezzo di marmo, esattamente questa cosa qua. Quindi pensavo di dare qualche rimedio per il mal di schiena lombare, giusto per rimanere in tema, perché è sempre attuale, perché basta un attimo e siamo fregati, incastrati. Si chiama età che avanza questa. Esatto, non volevo dirlo, ma è quella praticamente. Comunque, innanzitutto bisognerebbe non arrivare mai a questo punto, il che significa fare attività fisica con una certa costanza, quindi non arrivare mai al momento di fase acuta di dolore eccetera, perché ci si è allenati, ci si è
preparati prima, quindi quello è un consiglio da mantenere sempre. Vuol dire che non abbiamo mai fatto un lavoro mirato per rinforzare i muscoli lombari, vuol dire che stiamo troppo tempo seduti, oppure che stiamo facendo questo lavoro da troppo poco tempo, o che abbiamo preso insomma una cosa pesante, ho raccolto una cosa pesante, ho fatto un movimento brusco e non previsto, che può capitare a tutti, voglio dire, anche alle persone, anche ai giovani. Il primo colpo della strega io l'ho fatto a 20 anni, ero in vacanza. Non si dimentica mai. Ma ti dico, io ero in vacanza a Creta, a Rodi, in un villaggio turistico, e mi sono addormentato con l'aria condizionata a tempo, proprio secca sopra la schiena. E il giorno dopo mi sono alzato e praticamente ho fatto per alzarmi e non riuscivo neanche a lavarmi. No, terribile. Sembra di avere una spada in mezzo alla schiena. E vai con lo scorilla. Sì, a parte la puntura di muscolina che non crede, la camminata è un rimedio, cioè perché praticamente sfiamma, è antinfiammatorio. Non abbiamo capito bene cosa. La camminata. Quindi se potete fatevi una camminata di almeno 10-15 minuti, però se la fate di una mezz'oretta è meglio, perché è un movimento lento, di impatto la muscolatura, ma molto antinfiammatorio, quindi fa molto bene per così sfiammare e togliere il carico dalla schiena sostanzialmente. Quindi fatevi questa bella passeggiata, massimo un'ora, ecco, però almeno 10-15 minuti. Un altro rimedio è quello dello scarico posturale, che in casa potete fare semplicemente sdraiandovi a terra con una sedia su cui appoggiate praticamente le zampe a 90 gradi, e la vostra schiena così avrà la posizione corretta per scaricare la muscolatura. Quindi rimanete così in posizione, se qualcuno vi trova lì con la sedia e i piedi per aria probabilmente vi si spaventerà, vi darà del matto, però voi state facendo l'esercizio di scarico della schiena. Altra cosa che sta andando molto di moda, che molte persone si stanno acquistando, è la panca di inversione, che vendono anche insomma nei negozi quelli sportivi, e non costa neanche tantissimo. Praticamente è la panca che vi mette a testa in giù, sì, e che quindi con l'effetto della gravità vi va a scaricare la schiena e le vertebre, ecco. Ma se uno ha il colpo della strega, deve mettere il ghiaccio o deve mettere un panno, un qualcosa di caldo? No, deve mettere il caldo, deve mettere il caldo. Infatti un altro dei rimedi è l'impacco caldo umido oppure la doccia calda, perché va a rilassare praticamente la muscolatura. Quindi ci sono adesso, vendono anche sacchetti, queste fasce, esatto, che rimangono riscaldate per 24 ore, che vanno proprio a togliere il dolore grazie al calore. Ci sono anche quei ceci che si mettono nel microonde oppure si mettono in frigo. Sì, i semi di ciliegio, quelli lì ho fatto ieri sera, però non è che mi abbiano fatto chissà che. Poi la fascia lombare, perché blocca praticamente la schiena e così aiuta a mantenere la schiena eretta praticamente senza il dolore. Sono queste fasce lombari che vanno proprio a chiudere la parte lombare della schiena e a sostenerla sostanzialmente. Quindi quella che non va messa ovviamente sempre, perché indebolirebbe la muscolatura, ma nel caso di fase acuta del mal di schiena può essere un rimedio veloce. Bene. E poi andiamo con l'ultimo, Nico. Ultimo, sì, stretching dolce e mirato. Quindi l'esercizio che fate non deve causare dolore acuto, il dolore non deve aumentare subito dopo l'esercizio e non deve aumentare nelle ore immediatamente successive. Quindi fate dei piccoli esercizi che magari vi fanno allungare proprio la schiena. Magari la posizione, potete fare la posizione del gatto di yoga, oppure
la posizione del bambino, oppure potete anche mettervi scoricati con una gamba piegata e tirarla piano piano verso di voi, e alternando poi una gamba con l'altra. Quelli possono essere degli esercizietti che vi fanno uno stretching dolce. Grazie suocera dottoressa Tosato per queste tue consigli molto utili, che so che hai provato personalmente proprio in questi giorni. Ma sei pronta? Non ho avuto tempo. Mi raccomando, la provali, domani ci dici come va. Ma adesso tu lo sì, sai. No, ma dopo. È arrivato un momento molto atteso da tutte le nostre amiche che stanno in questo momento magari decidendo cosa fare da mangiare. Non c'entra niente col mangiare, perché è arrivato il momento del gossip con Andrea. Andrea si è perso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno signori. Soprattutto perso. Buongiorno amico da casa. Ciao, come stai? Ciao. Tutto bene? Che bel taglio che hai. Hai visto? Ti hai fatto il taglio da giovane. Sei molto giovane. Grazie, sì, grazie, grazie. Com'è lì con i gossip? Ma i gossip con calma, adesso ricominciamo. Oggi è il lunedì 15 marzo e stasera parte, sapete cosa parte signori? L'isola dei famosi signori, esatto. Finalmente ce la facciamo, parte anche quest'anno l'isola dei famosi con un doppio appuntamento il lunedì e il giovedì. Iniziamo a dare qualche indicazione generale, poi vedremo. Sono in Honduras, come sempre, ormai sede storica, sede classica, e è condotto il grande ritorno a Mediaset all'isola dei famosi. Ma dire la verità, è la prima volta che conduce l'isola, perché lei conduceva negli ultimi anni il grande fratello VIP, e quest'anno sostituisce la Marcuzzi che negli ultime stagioni ha sempre condotto l'isola dei famosi, almeno da quando l'isola dei famosi è passata a Mediaset. Esatto, esattamente Piero, e ci sarà un montepremi di 100.000 euro, ma questi sono dettagli. Sono 16 concorrenti, ecco, iniziamo a vedere un po' di carrellate di fotografie. Troviamo Gil Rocca, che diventa famoso ballando, ballando con le stelle, eccetera, eccetera, diciamo eccetera. Diciamo che hanno pescato parecchi concorrenti da Ballando con le Stelle. Assolutamente sì, perché abbiamo anche Elisa Isoardi, per esempio. E poi abbiamo dei nomi che hanno fatto un po' scalpore, tipo Drusilla Gucci, che è parente. E chi è? È la parente. È una della famiglia Gucci. È una delle famiglie, quella centrale che vediamo ora in foto, sì. C'è anche Vera Gemma lì. C'è anche Vera Gemma, esattamente. C'è Miriea Stabile, che aveva fatto la pupa e secchione e terminato da poco. E poi vorrei... Che è questa qua, esatto. E poi soffermiamoci un istante sul caso Daniela Martani. Ragazzi, sta già facendo parlare di sé. Non è ancora iniziata l'isola dei famosi e c'è questa qua che sta già facendo parlare di sé. Diciamo che è già qualche giorno che sta facendo parlare di sé per una polemica che è scoppiata prevalentemente su uno dei siti più importanti che riguarda la televisione, che ovvero sia Davide Maggio, dove appunto si chiedeva: ma perché avete dovuto scegliere in un momento proprio come questo concorrente? Perché ricordiamo che la persona che abbiamo appena visto è una negazionista. Esatto. È una negazionista e vegana, tra l'altro, ecco, oltretutto. Vabbè, vegana non c'entra niente, per un problema di cibo, nel senso che si dice ma cosa mangerà l'isola? Solamente cocco? No, allora cocco e riso. Cocco e riso, ma cerchiamo di fare un pochino, di dare una breve spiegazione a quelli che sono a casa che non capiscono. Succede qui, mi fanno i segni di chiudere e sarò rapidissimo a chiudere. Praticamente questa qui è una negazionista, è stata cacciata da Radio Kiss Kiss perché aveva detto opinioni non proprio piacevoli per quanto riguarda il vaccino e su quanto riguarda il Covid. Quindi, diceva, perché premiare una persona così? Tre opinionisti. La buttano fuori subito, vedrai. Ma chi e invece la vera novità è per quanto riguarda gli opinionisti, perché lo sappiamo, Elettra Lamborghini è positiva al Covid, quindi si collegherà da casa. Esatto. C'è Iva Zanicchi, ma la vera novità da ieri l'altro, da venerdì sera. È lui. Abbiamo anche la foto, così me la Tommaso Zorzi diventa opinionista dell'Isola di Famosi e farà anche un programma che andrà in onda solo sul web per quanto riguarda Mediaset, dedicato appunto all'isola. Esattamente, signori, allora detto questo. L'inviato lo sapete più? Sì, lo so, aspetta, dai, dammi un attimo, l'inviato è... Non mi ricordo. Dai. Rosolino. Vero. L'inviato è Massimiliano Rosolino, quindi Isola di Famosi a partire da questa sera. Grazie mille. Grazie a Andrea, voi signori. Ma come tutti i giorni è arrivato il momento di andare a scoprire i nostri perché, quindi vai con i perché. In Corea del Sud, entrando in una casa, potreste chiedere dove sia il corridoio e ricevere espressioni perplesse.
I coreani non hanno nemmeno un termine del genere. C'è solo un piccolo spazio dove ci si toglie le scarpe e le porte delle stanze e della cucina. Il bagno, però, sembra essere il luogo dove la fantasia prende il sopravvento. I coreani di solito non hanno né la vasca da bagno né la doccia convenzionale. L'acqua scorre solo dal soffione della doccia sul pavimento. Lo stesso vale per la Cina, solo che sono andati ancora oltre. L'acqua non solo lava il pavimento del bagno, ma anche lo scarico è collegato alla toilette e convoglia l'acqua nello sciacquone. Anche lo scarico della lavatrice va lì, quindi c'è sempre acqua di riserva per lo sciacquone. Ma generalmente nelle case cinesi non c'è il WC. Al suo posto c'è invece una toilette turca che, secondo molte persone, aiuta la digestione. Non lo so, di solito quando vado in bagno la digestione è finita, ma forse sono solo io. Parlando di bagni, e noi lo stiamo facendo, nei Paesi Bassi visitarne uno è un'esperienza unica. Il bagno è piccolo e separato da tutto il resto. C'è solo il gabinetto e un piccolo lavandino. La stanza si trova nei posti più improbabili, per esempio proprio accanto al tavolo da pranzo in soggiorno o vicino alla cucina. L'unico tipo di acqua che esce dal rubinetto è fredda, e intendo dire ghiacciata. È un problema soprattutto d'inverno, ma per qualche motivo gli olandesi si rifiutano di installare un impianto di acqua calda anche nei nuovi edifici. E infine c'è una cosa chiamata ripiano per l'ispezione, che si trova proprio nel WC. Il nome è eloquente. È lì per poter ispezionare quello che hai appena lasciato. Cosa? C'è qualcosa che si nasconde? Forse è solo per poter dire addio. No. Il lato positivo è sempre il nostro canale YouTube dove noi peschiamo tutti questi perché che riguardano un po' tutto quanto il mondo. Pubblicità, prima però voglio ricordarvi tutte le nostre coordinate, il 338 60 10 112 per i vostri messaggini WhatsApp o SMS e ore12@cremola1.it, la nostra mail se voi volete comunicare con noi, ma potete farlo anche attraverso i social, Instagram e Facebook. A proposito di Facebook voglio ringraziarvi ancora una volta perché state aumentando ogni giorno sempre di più e lì naturalmente potete trovare tutte le schede di tutto quello che parliamo, gli ispezioni, ma potete anche appunto dialogare direttamente con noi. E poi per concludere permettetemi di ricordare anche il nostro sito internet oppure la nostra app completamente gratuita dove potete seguire tutte le dirette streaming, ma potete anche vedere e rivedere tutte le nostre produzioni a partire da Aspettando Mezzogiorno, Ore 12 o quel che volete, anche lì gratuito con il nostro servizio on demand. Vi aspettiamo tra pochissimo sempre qui in diretta con Aspettando Mezzogiorno. Falco Guzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Sono le 11:25 minuti, questo è sempre Cremona 1, il salotto di Cremona 1. Da Cremona vi mandiamo un saluto a tutto il nord Italia che è collegato con noi, quindi un saluto e un ringraziamento agli amici del Piemonte, della Lombardia, della Val d'Aosta, dell'Emilia Romagna e del Veneto che magari hanno scelto di cliccare sul canale 80 del Digitale Terrestre e seguire appunto la nostra mattinata. Tra un po' andremo a dare un'occhiata a quelle che sono le prime pagine di tutti i giornali, naturalmente parlo dei giornali web, quindi Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, per vedere se ci sono degli aggiornamenti, ma come tutti i giorni anche oggi è arrivato il momento di giocare assieme a voi. Giochiamo! Allora, vedo già collegato Lorenzo, innanzitutto lo salutiamo. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Piero, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, come potete vedere siamo tornati al gioco smart working, sì. Però va tutto bene e spero che siate pronti anche voi. Allora, dovremmo essere pronti, però manca uno dei due partecipanti, quindi manca Nicoletta. Se... cioè, eccola, eccola. C'è. Facciamo questo esperimento. Allora, Lorenzo dalla sua cameretta, Nicoletta praticamente dalla sua cucina e io qui in studio. Vediamo chi indovina. Gli occhiali. Allora, siamo pronti. Allora, io preparo un pezzo del primo mimo. Naturalmente giochiamo ai mimi. Okay. Era un po' che non vedevo la tua cameretta, Lorenzo. È sempre qui. Vero? Potresti aggiornare qualche poster comunque. Sì, no, aspetta che non ti vedo più. Blues Brad. Giro la casa. Giro le la regole, casa. Le regole. Ecco, adesso ti vedo. Pronti? Ho già indovinato. Blues Brothers. Fermi, Piero. Mannaggia. Erano loro, complimenti.
Era difficile, vero, con gli occhi da sole. Ma scusa, ma non eravamo ancora partiti? Dai, facciamo vabbè, ma Piero è, cioè, mi vanifica il gioco, Piero. Me lo vanifica. Dai, no, vai. Vabbè. Allora. Aspetta che non ti vedo. Dove sei? Quattro parole. Canzone. No, non vedo io Lorenzo, eh. Quattro parole canzone. Riusciamo a far vedere Nicoletta, Lorenzo? Un attimo solo che... Sistema un attimo solo Lorenzo, che Nicoletta non ti vede. Dimmi quando... Aspetta, aspetta. Prova invalidata. Lo vedi? Non vedo Lorenzo. Adesso lo vedi? No. Perché fare il gioco dei mini senza vedere è un po' complicato. È come gli amici che ci seguono su Radio JTJ. Esatto, provo l'ebbrezza della radio. Stai provando l'ebbrezza della radio. Lo vedi o niente? Accenditi. No, non vedo niente. Non hai un televisore. Non hai un televisore in casa. Perché per vedere. Ma Nico, sono in ritardo il televisore. Eccolo, Nico, devi allora, perché tu hai devi fissarmi, perché sennò senti quello che parla. Vai. E se parla Piero, vedi lui. Ma va, dai, inizia a fare, dai. Io parlo. Quattro parole. Canzone. Orologio. Cos'è, tempo. La spada? L'orologio, il tempo. Tempo? The Rock. Il tempo delle... Tempo delle mele. Tempo di morire. Ma cosa stai facendo? Fermi. Torniamo indietro, abbiamo detto. Orologio. Tempo. Canzone. Di suonare. Canzone, musica. Tempo del rock. Tempo, rock. Ehi. Non c'è più tempo per rock. Around the clock. Rock. Cos'è però? C'è una parola prima? Around the clock. Rock around the clock. L'ha detto giusto la Nicoletta. Diamo rock a Nico. Around the clock. Sì, quattro erano. Diamo a Nico quel che devi. Diamo su qualcosa di più facile, Due parole? Due parole. Film. Oh, sti artist con i film, quelli lì non li so io. Ma come? Nico, lo sai, fidati, lo sai. Robin Hood. Brava! Sì. Li indovina tutti anche se a casa, ragazzi. Non vale così. Robin Hood. Non puoi dire che qua mi suggeriscono, vero? No, è vero. In realtà c'è un Francesco Sesta, il nostro camera, è nascosto dalla finestra con i cartelli. Anche perché non è qui, secondo me, è sotto casa tua che ti sta suggerendo. Quattro parole. Canzone. Non sento niente. Silenzio. Sì, dai, che è quella, dai, Tosato. The Sound of Silence. Sì. Le sa tutte. Dai, andiamo con l'ultima, anche se ha già vinto Nicoletta, però vediamo. Due parole. Mi stai facendo vincere perché ho mal di schiena? Canzone. Due parole, film. La prima. Canzone, cantare. Tu? Io. Sei una donna che canta. Cantante. Showgirl. È incinta. Loredana Bertè. Mamma. Mamma mia. Bravo Piero, bravo, l'hai detto, t'ho sentito mamma, hai detto mamma mia. Stavo pensando a viva la mamma. Bennato, mitica canzone. Siamo arrivati alla fine, quindi grazie mille Lorenzo. Noi ci vediamo tra pochissimo. Adesso è arrivato il meteo. Nicoletta, preparati perché daremo un'occhiata ai giornali. Meteo, grazie Lorenzo, a domani. Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.
7000 caffè. E anche oggi è arrivato il momento di prenderci qualche minutino di pausa e di dare un'occhiata a quelle che sono notizie più importanti per quanto riguarda i siti web. Voglio ricordare, tra l'altro, a proposito di questo, che da qualche settimana è cambiata la nostra mattinata qui a Cremona 1 per essere sempre più vicini a voi, per darvi sempre più notizie. Il nostro Buongiorno Cremona si è arricchito di 3 appuntamenti con la rassegna stampa, a partire dalle 7:30, alle 8:30 e alle 10:30, dove guardiamo i quotidiani e con le prime pagine, poi facciamo anche la lettura proprio con, entrando nello specifico anche con dei commenti, con un sacco di collegamenti. In questa parte invece della mattinata noi invece diamo un'occhiata a quelli che sono le evoluzioni della stampa, quindi con il Corriere della Sera Online, Repubblica e Stampa. Dovrei essere nuovamente collegato con Nicoletta, perfetto, che sta anche lei da casa, sta monitorando un po' il tutto. Partiamo, Nicoletta, proprio dal Corriere della Sera. Spostamenti in auto, parchi, viste agli amici, cosa cambia oggi? Lo sport, sì, ma da soli, zona rossa, e c'è tutto l'elenco di quelli che sono i negozi e come funziona l'autocertificazione, perché ricordiamo che da oggi praticamente tutta Italia è arancione oppure rossa, quindi state quasi tutte le regioni che hanno cambiato categoria, ad eccezione di questa Oasi Felice che rimane ancora la Sardegna, che ricordiamo è bianca. Da zona rossa, i cambiamenti più che ci sono stati in queste ultime ore, in questi ultimi che sono entrati in vigore da oggi. Ricordiamo che tutte le zone rosse ci si può spostare all'interno del proprio comune per lavoro, per esigenze familiari, si può fare sport da soli, ma solamente nei pressi della propria abitazione. Per quanto riguarda le visite a parenti ed amici, nelle zone arancioni è possibile una volta al giorno, nelle zone rosse invece in questo momento non sono consentite le visite a parenti ed amici, che saranno invece consentite solamente nei 3 giorni di Pasqua, dove tutta Italia diventerà rossa. È possibile lo spostamento per andare nelle seconde case, infatti il governo ribadisce che è possibile raggiungere le seconde case anche da un'altra regione o provincia autonoma, però bisogna avere... Ma devi rimanere in casa, Sì, sì, però ricordiamo che per questo bisogna avere stipulato un contratto prima del 14 di gennaio. Molti sono stati furbetti. Ma poi quando raggiungi la seconda casa devi rimanere dentro, sì. Non puoi uscire. Però magari uno ha la casa in montagna o la casa al mare, che magari con un bellissimo giardino e tutto, visto che comunque è tornata il discorso a scuola, sono chiuse quasi tutte le scuole, quindi diciamo che uno può essere aiutato e facilitato. Per quanto riguarda i negozi, ricordiamo, molti sono le attività commerciali nelle zone rosse, in particolar modo, che sono chiuse, e rimane sostanzialmente quello che c'era anche nei precedenti mesi nelle regole per quanto riguarda le chiusure e le aperture, quindi ricordiamo che sono aperte le lavanderie, le attività, tutti i negozi di generi alimentari, i negozi di giocattoli, i negozi che vendono articoli per bambini, le librerie, le cartolibrerie. L'unica vera differenza rispetto al precedente sono i parrucchieri, perché nel precedente, fino a qualche giorno fa, quando si entrava in zona rossa, i parrucchieri potevano tenere aperti, a differenza degli estetisti, invece da oggi i parrucchieri devono tenere chiuso. Tra l'altro c'è stato proprio l'assalto in questo weekend per quanto riguarda i parrucchieri, tant'è che molti saloni, tutti a fare l'ultima piega, l'ultimo colore, hanno deciso infatti anche nella giornata di ieri di tenere aperto, quindi abbiamo visto quasi tutti i parrucchieri. Allora sì, esatto, questa è la grande differenza anche con gli estetisti eccetera. Diciamo che questa, Nicoletta, scusami, diciamo che questa è un po' l'apertura di tutti i siti, questa notizia, sì, per quanto riguarda le nuove classificazioni, le regole, e poi subito dopo si parla di questa nuova zona di Milano che veniva utilizzata per i tamponi, che invece adesso è stata convertita un po' tipo drive-in per i vaccini, sì, è una specie di drive-thru, esatto. Dove vengono vaccinate 2000 persone in 9 ore, quindi esatto. A giornata praticamente si riescono a vaccinare 2000 persone, in 5 minuti si passa di lì, ti fanno il vaccino e poi devi, poi devi rimanere lì comunque sempre tantissimo. Devi rimanere comunque in macchina in una zona a parte per 15 minuti sempre per avere il controllo, certo, di com'è la situazione. Però sulla questione dei vaccini diceva Figliuolo, che è insomma la nuova persona incaricata, ovviamente il comandante
sulla campagna dei vaccini, che c'è stata una forte azione di Draghi sui presidenti delle case farmaceutiche, che insomma pare aver messo delle regole ben rigide per le consegne di questi vaccini, che sappiamo essere state un po' contingentate. Quindi Draghi insomma è stato chiaro su questo e ha fatto chiarezza sulle consegne con pochi spunti, ecco, quindi le dosi dovrebbero essere proprio le consegne delle dosi dovrebbero essere rispettate a questo punto. Tra l'altro proprio e ieri il Figliuolo dice proprio basta buttare dosi, chiunque passa va vaccinato, l'importante è immunizzare chi si occupa di disabili. Il commissario è stato intervistato da Fazio ieri sera e ha detto siamo in un momento di svolta, da Draghi porta azione sulle case farmaceutiche, quindi mi sembra uno molto deciso e molto così che ha chiara bene la situazione che vuole ottenere. Tra l'altro sempre sulla questione di AstraZeneca ci sono i dati sulla sicurezza, perché sono state somministrate 17 milioni di dosi in tutto il mondo e si parla di 15 trombosi su 17 milioni di casi, quindi non c'è nessun aumento del rischio. In Italia ci sono stati 166 episodi di tromboembolismo al giorno, indipendentemente da vaccinazioni, quindi non ci sarebbe nessuna correlazione, insomma. A proposito di dose, volevo fare degli aggiornamenti. Su Corriere della Sera c'è proprio uno schema che entra nello specifico in tutte le regioni, in tutte le situazioni. Tra l'altro è previsto nel nuovo piano per quanto riguarda i vaccini un'uniformità, perché ricordiamo che in questo momento ogni regione fa ancora un po' quello che vuole, un po' da sola. Ci sono delle regioni dove bisogna prenotare, ci sono delle regioni invece dove chiamano direttamente a casa tutti i pazienti in base alla fascia d'età. Speriamo appunto che ci sia un'uniformità nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Però il dato particolare che mi ha colpito, Nicoletta, è che a ieri in Italia sono state consegnate 7.891.990 dosi di vaccino e sono state somministrate 6.701.164, pari all'84,9%. Quindi delle dosi che sono state consegnate. Dicevi tu prima, appunto, ieri il commissario era ospite da Fazio e ha detto veramente che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare un massiccio quantitativo di dose in modo tale che entro settembre tutta la popolazione italiana dovrebbe essere vaccinata. Sì, e poi a proposito di prima che abbiamo detto per evitare di buttare le dosi, si va verso una lista di riserva per evitare appunto che le dosi vadano sprecate, quindi quelle persone che possono essere chiamate anche proprio nell'arco di un quarto d'ora, che possano recarsi negli hub dove vengono effettuate le vaccinazioni all'ultimo minuto, proprio per non sprecare le dosi, perché a questo punto, visto che sono anche così molto contingentate, è ovvio che non sprecare è assolutamente la regola base. Nicoletta, breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo ancora con qualche notizia e con il nostro Eurocup tra pochissimo. Prima di andare al nostro Eureka, come di consueto, diamo un'occhiata ai nostri dati d'ascolto della serata di ieri sera. Stravince la Fiction di Rai 1, Lolita Lobosco ha raggiunto quasi il 30% di share, il 28,8%, Buono Fazio ieri sera con l'11,3% di ascolto. Ma adesso andiamo subito con le curiosità con il nostro Eureka. Allora Anita, di cosa parliamo oggi? Buongiorno! Figuriamoci tradita, dove sei? Ogni giorno, una ogni nuova, giorno Anita infatti, cambia bello, canzone. Ciao Nico. Ciao bella. Allora, oggi vi volevo parlare delle lenti a contatto, chi le ha inventate? Bisogna risalire nel 1500 a Leonardo da Vinci, il quale provò a immergere l'occhio in una sfera piena d'acqua, verificando così un cambiamento tra l'esterno e l'interno.
Nel 600 vediamo che fu Cartesio a perfezionare questa idea, mentre il primo modello fu ideato da uno psicologo e anche ottico di Zurigo di nome Eugen Fick. Queste lenti erano di materiale vetroso di grandi dimensioni e pesanti. Solamente qualche anno dopo, due americani riuscirono a inventare le lenti che tuttora noi oggi utilizziamo, di plastica e leggermente molto più diciamo confortevoli al tatto e alla vista, e quindi questa è l'invenzione del giorno e la proclamiamo così. L'usa e getta, la lente a contatto usa e getta. Grazie naturalmente Anita, grazie a Lorenzo, grazie ad Andrea, grazie a Nicoletta. Nicoletta, con te ci vediamo tra pochissimo. È arrivato come di consueto il momento del nostro itinerario di viaggio. Oggi vi porto a Voghera a visitare il Museo di Scienze Naturali. Noi ci vediamo puntualissimi a mezzogiorno con ore 12, a tra poco. Questa prima parte dei gioielli vogliamo portarvi alla scoperta del Museo di Scienze Naturali Orlandi. Sono qui con il direttore, la dottoressa Simona Guioli, e la quale chiedo subito di spiegare ai nostri telespettatori cos'è questo museo. Il nostro museo è una raccolta, un'esposizione di reperti naturalistici, quindi zoologici, botanici, paleontologici, di tutto il nostro territorio. E visto che l'Oltrepò è veramente ricco di particolarità, di unicità, qui dentro ci sono veramente tanti tesori. Quindi specialmente indirizzato alle scolaresche, sì, alle famiglie, ma un po' a tutti, perché vuole avere una conoscenza più dell'entroterra, del territorio. Sì, assolutamente. Il nostro pubblico prevalente logicamente sono le scolaresche e le famiglie. Però visto che un museo come il nostro, un museo scientifico, fa anche ricerca, fa anche divulgazione, non mancano ad esempio gli aspetti turistici, quelli enogastronomici legati al territorio, e quindi è un rimando anche per tutti quelli che in qualche modo vogliono conoscere il nostro territorio. Tra l'altro noi siamo qui vicino a una teca un po' particolare. Sì, qui abbiamo raccolto un reperto abbastanza prezioso. Purtroppo alcuni anni fa è stato investito un lupo, in particolar modo un cucciolo di lupo, una femmina di lupo, e è diventata un po' la mascotte del nostro museo, perché il lupo è un ritorno in Oltrepò assolutamente prezioso. Non deve far paura il suo ritorno, ma anzi deve essere visto con positività, logicamente monitorato, controllato, tutelato anche chi comunque ha problemi dalla sua presenza, tipo gli allevatori eccetera, però sicuramente è un bene prezioso e per questo è diventato un po' il simbolo del museo. In particolar modo le scuole l'hanno un po' adottato e l'hanno chiamata Mirtilla, questa lupacchiotta. Ci tengo molto a sottolineare, lo faremo magari anche poi a chiusura di questa nostra visita, quella che è la divulgazione. Molte sono le attività che organizzate proprio con le scolaresche che decidono di venire qui in visita a livello di laboratori. Sì, abbiamo diversi laboratori su le tematiche più svariate. Sono laboratori hands-on, cioè si fa pratica, e soprattutto sono molto all'aperto. Quindi abbiamo dei centri didattici all'aperto in Appennino, dove possiamo far fare sentieri, far conoscere direttamente su campo ai ragazzi le varie tematiche che andiamo ad affrontare, e non sono solo chiusi in queste teche magari poco invoglianti per i ragazzi. Thank you.
iniziamo il nostro viaggio parlando del paesaggio dell'Oltrepò Pavese. E il nostro Oltrepò è veramente uno scrigno di curiosità e di particolarità, il paesaggio è uno di questi, tant'è che ha attirato l'attenzione di tantissimi scrittori, ad esempio Hemingway, e queste sono un po' l'essenza di questo paesaggio, chi lo popola, ecco, visto che ci sono tantissime sfaccettature, dai calanchi ai monti più alti, alla collina, alla pianura, qui abbiamo voluto racchiudere un po' quelli che sono gli animali tipici di questi ambienti, sicuramente con tante particolarità, ad esempio l'arrivo dell'istrice, oppure tantissime specie di uccelli, sia migratori sia nidificanti sul nostro territorio. Mi incuriosiscono molto ad esempio le case, cioè i nidi, le tane, eccetera. Abbiamo anche delle altre unicità, purtroppo anche dei problemi come i caprioli, i cinghiali, che ormai sono abbondantissimi sul nostro territorio. E dall'altra parte però la presenza di specie anche particolari dimostra proprio come sia unico e anche ben conservato, anche se noi non lo sappiamo apprezzare, ma chi viene da fuori, anche dall'estero, apprezza veramente questo aspetto dell'Oltrepò. Sì, la cosa particolare camminando fra queste teche sicuramente colpisce l'istrice, perché comunque è talmente imponente e particolare. Poi veramente mi ha colpito la sezione dedicata a tutti i nidi, che è una cosa un po' diversa, non si vede in tutti i musei di scienze naturali. Sì, è vero, abbiamo voluto dedicare spazio anche a questo. Beh, per due ovvi motivi, uno perché ne avevano tantissimi, l'altro per ricordare anche un ricercatore che è stato Pazzucconi, che ha appunto dedicato la vita a raccogliere questo materiale e logicamente andava celebrato visto che è dell'Oltrepò. Ma soprattutto perché molti pensano al nido come effettivamente il classico cestino fatto con i rametti intrecciati, in realtà gli uccelli, ma non bisogna andare in Africa o chissà dove per vedere delle stranezze, i nostri, quelli che vivono qui, nidificano qui, hanno veramente delle tecniche incredibili e metterli lì a contatto con le persone effettivamente suscita sempre curiosità, emozione. Cos'è la cosa che suscita più emozione appunto quando vengono i bambini? Beh, a parte, non so, ad esempio le stranezze, come diceva lei prima, l'istrice, ad esempio, o il lupo, ma anche le piccole cose, ad esempio quando noi facciamo le visite guidate raccontiamo sempre delle curiosità, come ad esempio il cuculo che non fa il nido ma parassita il nido degli altri. Allora il fatto che ad esempio riesce addirittura a deporre uova simili all'animale che vuole andare a predare, ecco, queste cose sono abbastanza curiose e sicuramente attraggono l'attenzione, attirano l'attenzione anche del pubblico più generico. Questa nostra visita al Museo di Scienze Naturali, facciamo un po' il percorso inverso perché vogliamo parlare di fossili e di minerali. Sì, ci siamo spostati appunto nella sezione di mineralogia e non poteva mancare una parte dedicata alle rocce e ai minerali dell'Oltrepò. Diciamo che dobbiamo immaginare di fare un viaggio indietro nel tempo partendo dalle cime più alte dell'Appennino fino ad arrivare in pianura. Sicuramente una delle rocce più particolari è l'ofiolite, che è stata lavorata fin dalle epoche più remote dagli uomini per farne monili e utensili, e l'area proprio di Rivanazzano, Brignano Frascata, quindi l'area del nostro territorio, è ricca di questi reperti perché era una delle industrie più ricche, più attive del periodo.
Certo, in questo museo so che custodite anche delle unicità, per cui siete molto gelosi naturalmente. Sì, abbiamo delle particolarità a livello paleontologico che caratterizzano proprio il nostro territorio. Una, ad esempio, è la balena appennina. Sono i resti di una balena appunto che è stata trovata qui sui nostri colli, ed effettivamente è abbastanza antica perché ha circa 12 milioni di anni. Un'altra unicità è questo omero di plesiosauro, che fino ad alcuni anni fa era praticamente l'unica, se non la seconda segnalazione in Italia di questo rettile mesozoico, e è importante perché oltre a essere appunto così raro era anche un cucciolo, quindi effettivamente è veramente una particolarità. Altra curiosità sono questi piccoli, chiamiamoli sassolini, si chiamano otoliti, che si trovano ancora oggi nelle orecchie dei pesci, ma questi sono particolarissimi perché oltre ad essere abbastanza antichi, perché hanno 35 milioni di anni, e quindi sono, a detta dello studioso che appunto li ha analizzati, quelli di mare più profondo mai trovati al mondo. Quindi è interessante vedere queste forme abbastanza mostruose di pesci degli abissi che adesso affiorano sulle colline del nostro Appennino. Abbiamo detto all'inizio, ci tengo a ribadirlo anche in chiusura di questa nostra visita, molte sono le attività, perché questo vuole essere un po' il punto di partenza per fare sì venire a visitare il museo, ma anche per organizzare delle escursioni all'aperto. Sì, ad esempio abbiamo parlato di fossili, noi uno dei nostri centri didattici è proprio in una località molto ricca di fossili, e quindi facciamo diverse escursioni non alla ricerca ma per vedere e fotografare quello che si trova, ma soprattutto per conoscere anche gli aspetti più antichi, quindi quelli geologici, paleontologici del nostro Appennino. E sono escursioni aperte a tutti. Adesso addirittura stiamo studiando anche un percorso per disabili motori, e è un percorso abbastanza facile che si potrà fare con la carrozzina elettrica. Per questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.